quando la basta. Buongiorno Annalisa, buongiorno a tutti. Quando la concentrazione è importante in apertura di programma, noi ci rilassiamo con un om. Giusto, giusto, dovrebbe essere per tutti così. Quindi esatto. Fermatevi se siete sulla vostra macchina, accostate. Ma perché? Abbassate un pelino la musica, perché questa voce fastidiosa di Alan Caligiuri è tanto fastidiosa. E poi vi mettete e fate om. Magicamente parte un riverbero, no? Esatto. Parte da dentro di te il riverbero. Anche in macchina da loro parte il riverbero, e quella è la cosa figa. È bello perché l'om dovrebbe essere il suono della terra. Sappiamo benissimo, ragazzi, che l'om. Quindi pensate che è bello aprire con questa notizia che vi do così, no? Che non fai vedere che non sei un coglione. Cioè. Esatto, no, mi avete preso per un coglione. No, ma sei no. un eroe. Ma allora mi avete preso per un coglione. No, per dirvi che intanto notizia non è l'anagramma del mio nome, ok? Questa è la prima Tiziano. Cosa. Ci tengo a dire. Quello. Ecco, poi la seconda cosa è, amici, ma lo sapete che oggi è l'ultimo giorno del mese e coincide con il venerdì e quindi it's weekend time. Wow! Sono carico a mille io. Scusate, però io devo ammettere che stamattina mi sono emozionato. Un'altra volta? Mi è scesa la lacrimuccia, volevo fare i complimenti a Toni Ross perché sono diventati esclusivi. Giovanni, non mi fare piangere. Giovanni, non mi fare ridere, Sono diventati la D'Urso della radiofonia italiana. Ma perché? Che è successo? Oggi praticamente un ragazzo, non so il nome, me lo sono dimenticato, ha chiesto alla sua fidanzata di sposarlo. Ah! Un ragazzo? Sì. Ah! E l'ha sposato? L'ha fatto in diretta. Non è che si sono già sposati. No, ma ha confermato la richiesta? Lei ha detto sì, tutto a posto, no, capito? Magari ha chiuso la busta, però non si sa. Però mi è piaciuto, cioè sai che io ci tengo a questa cosa reality delle radio, a me piace. Ti piace? E quindi bravi Ross e Tony. Bravi. No, sono Tony e Ross comunque. Per me Ross e Tony. Vabbè. Sono amici, li chiamo come voglio io. Va bene, Alan, Annalisa li ho salutati, Maestrello, ciao. Giovanni, Gile, Lauretta, attenzione, Annalisa c'è una notizia per te. Per me? Ha la camicia nera, cosa è successo Gile? Quindi stamattina è una giornata pessima. Mi sono svegliato un po' storto. No. Perché? Cos'è successo? Poi nel weekend piove, quindi sono infastidito. No. Veramente ci stai dicendo sta roba? Io ero già carico per fare un weekend, anzi chiedo già ai nostri ascoltatori cosa faranno nel corso di questo weekend, se vi va al 342 41 15 105, ma soprattutto poi no, cerchiamo chi ci ospita in questo weekend per passare un bel weekend, sì, giusto? Esatto. Siamo in tre, io Annalisa e Alan. Siamo in tre, siamo tranquilli, non sporchiamo, mangiamo poco, cioè sì. Loro due, io mangio qualcosina in più. Ma se sei a dieta. Appunto, mangio poco, mangio solo Bresaola. Annalisa, cosa fai questo weekend? Questo weekend rimango qua a Milano. Sì. Domani faccio qualcosa, lavoricchio un po' in studio, poi alla sera, cioè, vorrei fare qualcosa di molto bello, mi vorrei svagare, vorrei uscire, vorrei andare a mangiare fuori, vorrei fare tante cose. Guarda, ma se vuoi ho un sacco di aspettative, sai. Ecco, tu non ti preoccupare. Forse troppe. Te la organizziamo noi la serata, tranquilla. Siamo i miei amici in quelli pesanti e tutto a posto. Va bene. Pronto? Sono nato pronto. Vai. Tutto bene, sì. Intanto non ho ancora caricato il megafono. Bravo! Per dirlo. Beh, cappero. Siamo qui a presentare l'uomo che se fosse negli anni 50 sarebbe Stalio di Stalio e Olio. Che è quello magro? Sì. Sì, no, per sapere. Quello grasso sono io. No. Ancora per poco. Se fosse nato negli anni 70 sarebbe Gino Bramieri. Grande Gino. Grandissimo Gino, Ma soprattutto, se fosse vissuto negli anni 90. Vabbè, hai vissuto gli anni 90. Vabbè, cioè, sono nato nell'81. Però vabbè, più o meno, artisticamente intendo. Artisticamente non sono mai nato. Sarebbe stato il grandissimo e inimitabile Andrea Roncato. Comunque sì. Cosa c'hai da dire contro Andrea Roncato? Niente, anzi, posso dire una lo roba. Lo stimi perché delle tue parti. Sì, è bolognese, che ci do, che ci do, che ci do. Neanche a spiegarvi il perché, ma noi lo vogliamo così nel 2010, a sperperare quello che negli anni 70 hanno costituito i Beatles italiani, che tanto se non lo fa lui va a finire che lo fa la Nadia. Bene. Signori e signori, Daniele Battaglia, ciao Milano, non ti saluto mai, ciao Milano, ciao, vai Maestrello. Basta
basterebbe alzare la radio tutti i giorni a mezzogiorno sulle frequenze di Radio 105. Perché? Cos'è la vita? La radio. Se ascolti Take Away con Danielone, Annalisa, Alan Gil, ti riempie di energia, ti mette l'allegria, dimenticavo la Lauretta, Giovanni e Gin. E allora alza la radio, c'è Take Away. Ma perché adesso basta, bene. Una giornata dedicata proprio così alla All'om. Contemplazione, sì, ecco. Al rispetto anche. Al rispetto. Sai che ogni tanto mi hanno detto inserisci cose che hanno un senso, sì, anche se non hanno un senso. Una giornata dedicata al rispetto. Al rispetto. Che comunque non sbagli mai. È importante, all'educazione. Voglio fare qualcosa anch'io in diretta, tipo un omicidio in diretta, non si può fare. Beh, allora, diciamo che se tu hai citato Tony Ross, che hanno ricalcato un po' Barbarona d'Urso, noi non possiamo essere da meno e facciamo quarto grado. Uccidiamo Giovanni. Ah, sì, quello sarebbe bellissimo. Uccidiamo Giovanni. Come alza il pollice, bravo. Pensa, c'era anche un bellissimo libro di Giorgio Faletti, ambientato a Radio Monte Carlo, dove hanno fatto un omicidio, vero? Lo facciamo su 105, anche un product placement, un po' di brand awareness. Piacciono questi termini? Yes. Che vuol dire, esatto. Prego, vai Alan. Un po' di cose, no? Certo. Situazioni. Situazioni. Allora, molti ci stanno scrivendo quello che faranno nel corso di questo weekend. Sì. Ok? Potremmo anche chiamare qualcuno di loro così random per sapere un po' di iniziative, anche perché molti, vi dico, entreranno a far parte della mia famiglia dei centauri, magari prendono la moto, non ce l'ho ancora. Non ce l'ha ancora già centauro, hai capito? Sai quando uno pensa di essere un centauro? Sì. Io in realtà nella mia testa sono convinto di essere un grande. Ma fai le penne anche. Faccio già le impennate, faccio cose. Ti prego Dani, fai video tipo Nico Cereghini. Faccio un video dove, guarda, con un tipo di moto così, non è che c'è tanto da vedere, può accompagnare. No, vabbè, comunque volevo dirvi che domani però è un giorno importante, perché Alan? È l'1 aprile. Beh, il giorno che uno aspetta per tutto l'anno, no? Sì, l'1 aprile. È il giorno più fai bello scherzi. Del mondo. Fai gli scherzoni. Sì. Allora, noi che siamo una radio un po', come dire, di scemi. Diciamo, parla per te, io sono una persona seria. Hai ragione, Alan. Cioè, scusami, domani. Cosa ridi, Annalisa? Il più serio di tutti sei tu. Lo sanno tutti. Grazie. Ma guarda che Annalisa fa finta di essere una persona quando è qua in onda. Poi fuori prende, fa gli scherzi. Da domani te la vedi, vai in giro per Milano, tira le clavate in testa alla gente. A me piace tantissimo fare gli scherzi, ragazzi. Ti dico che stamattina è arrivata, mi ha detto tira il dito. No, tira il dito no. Ma adesso ti vergogni. Adesso vengo, lo facciamo in diretta, va bene? Comunque domani, insomma, lo sapete, è il pesce d'aprile. E noi, anche per andare a bruciare questo argomento a tutte le altre radio del mondo, parliamo di quello, nel senso che in realtà il pesce d'aprile potrebbe essere collegato all'equinozio di primavera, lo sai? Sì, vabbè, ma non mi fate tutte queste cose. Appunto, per quello io voglio fare gli scherzi. Equinozio, Alan, che è? Equinozio di primavera. Che cade tra il 20 e il 21 marzo e nell'antichità era l'inizio dei festeggiamenti del Capodanno. Sì. Lo sai? Sì, cinese. Ok, prima che il calendario gregoriano lo spostasse al 1° gennaio. Ma è inutile che fai le domande a me che non lo sai neanche tu che stai leggendo. Io leggo pedissequamente così non sbaglio. I festeggiamenti di questo Capodanno duravano fino al 1° d'aprile, ok? Sì. Data in cui ad esempio in Francia si regalavano pacchi regalo però vuoti. Il nome dato a questa usanza era scherzone, o comunque i francesi ridono veramente per un cazzo. Ma pensa che bello, era lì che dava il pacco e diceva apri oh, che scherzo, che ridono un scherzo veramente triste, posso dirlo. Madonna, pensa a te, già la faccia del francese che ti guarda e dice oh, che scherzo del mare però, per dire, si chiamava Poisson d'Avril. Cosa? E non so dire in francese. Poisson d'avril. D'avril non lo so, ma poisson sono sicuro. Io seguo il pesce d'aprile. Avril Lavigne. Ma esatto. Vabbè, insomma, comunque, domani, ragazzi, non dobbiamo arrivare impreparati. No.
avete già idee di scherzi da fare in giro, cose, situazioni, o vi ricordate qualche scherzo memorabile che avete fatto? Al 342 41 15 105 scrivete e ne parliamo. Poi ti chiedo i tuoi, Alan. No, che volevo sei solo dirti che io lavoro allo scherzo perfetto. Infatti io era un modo che ti volevo dire fuori onda. Tu Ala, racconta quello dello scherzo perfetto, così fai promozione, tutto collegato. Sei troppo avanti, dai, sei troppo avanti. Andiamo al telefono con Michele. Tu sì che sei un intenditore. Michele, come stai? Mi sembrava di sentirlo abbastanza rumoroso, ma bene. Michele è andato. C'era un piccolo disagio. Ha fatto lo scherzo alla vita. Sì, ciao Michele, benvenuto. Ciao. Dove sei, Michele? Come? Di dove sei, Michele? Di Trieste. Ok, cosa fai nella vita? Il barman. Ma non è un gioco a premi che devi dare la risposta singola? Cioè, quanti anni hai? 27. Hai figli? No. Dani, fai il barman. Fai un test. Fai il barman, devi parlargli piano. Ho finito alle 5 di mattina. È tutto fatto. Parlagli piano, vabbè, piano, piano, piano. Cosa andrai a fare in questo weekend? Questo weekend io e la mia compagna saremo in viaggio per la Sardegna. Invidia tantissima. Sì, non in vacanza, andiamo a lavorare. Va bene lo stesso, dai. Che senso va bene uguale, tanto siamo sul mare, quindi sì, sempre meglio della città. E che lavoro andrei a fare, scusami, barman nel weekend? Facciamo entrambi barman. Ah, ok. Quindi tutti e due sperando di lavorare anche nello stesso posto. Beh, è vero che si va a fare questa nuova esperienza, insomma. Cioè, lavorate, spero, nello stesso posto, perché sai che il barman e la barman, anzi la barwoman, sì, mi viene da dire. Barwoman. Ecco, sai che sono preda del pubblico dei vari locali, nel senso che, insomma, si sta. Per questo lavoriamo insieme, così ci teniamo d'occhio a vicenda. Bravo, per quello, controlla sempre, sai, questa roba è importante. Va bene, senti, che cocktail ci consigli quest'anno? Come momento di grande aggregazione per fare i fighi in giro? Quest'anno, visto che va molto di moda lo zenzero, allora un bel Moscow Mule. Lo sapevo. Io sono d'accordo. Assolutamente. Ciao Michele. Fresco e nuovo. Anche ciao. Ti accorgi in 2 secondi sei morto. Esatto. Questo è il dono della sintesi di Anna. È vero, è buono il Moscow Mule. 2 secondi, non ti accorgi di niente. E sei morto. Alla fine sei un alcolizzato. Adesso noi alziamo il volume della radio. Fatelo anche voi se vi piace questa canzone e la preferite. Bella questa canzone, so che ti piace Alan, so che potrebbe anche essere una canzone per un bel duetto tra il maestrello Lotti e la nostra Annalisa in un istante, anche perché Annalisa canta tutto, abbiamo scoperto questo, cioè nel senso è un nuovo bambolotto, cioè Annalisa canta tutto. Ma sto weekend andiamo a fare il karaoke. Certo, sì. Dai ragazzi, è bellissimo, no? Alan, non cioè come dire spostare una grande carriera artistica alla Bontempi al karaoke. Perché è una che fa la cantante, che ha cantato Sanremo, non può venire al karaoke con me. No, guarda che non è vero, cioè anche Lisa lo fa sempre il karaoke. Il karaoke, con le basi MIDI, Van Basco. Sai cos'è Van Basco? Sì, è lo strumento utilizzato da quasi tutti voi per... Ma tutti voi chi io? Tutti voi cantanti di karaoke. Tutti professionisti del karaoke. Sì, che partono i MIDI. Sì, le basi Bontempi, io le chiamo così. Sì, va bene, dopo questa digressione sull'ambiente del karaoke, dove cintura nera Annalisa non me ne volere, però è Alan, cioè ci mancherebbe altro. Allora, quando parte perdere, diamo a Cesare quel che è di Cesare. Esatto. Quando parte perdere l'amore, Ranieri mi chiama e mi dice: vai Alan, vai. Vai Alan, non c'ho la base. No, scusa ragazzi, ha detto non c'ho la base. Se mi trovi la base MIDI. Che pensa a te, attenzione. No, ma sei una vai. E adesso andate via. Vai. Voglio restare solo. No, bravissimo. Con la malinconia. Occhio le note. Quasi. Volare nel suo cielo. Chiesi, vai, chi è? No, la devi sentire, dai. Che scegliesti me? Me che fino a ieri. Che cos'eri? Credevo fossi un re. Vai. Diaframma. Perdere. Quando si fa sera. Un po' di raucedine, Alan, Tra i capelli un po' d'argento. Li colora. Ok. Rischi di impazzire. Ma che carica! Può scoppiare. Dai che infarta. Vai. Perdere una donna, avere voglia di morire. Vai, Alan. E vorrei
soffocare il cielo. Ragazzi, la faccia sbattere viola la testa mille volte contro il muro. Chiamato un'ambulanza. Oh, respirare forte il suo cuscino. Paonazzo, basta. Dire tutta colpa del destino. Se non ti avvicini, ferma. Perdere l'amore. Ma bravo. Grazie ragazzi, grazie. Per le vostre dediche richieste, grazie. Scrivete a Cologno Monzese, Viale Europa. Pier Silvio, chiama Ranieri. Ah, dopo questo momento dove c'è gente che si è impiccata, andiamo a dare un'occhiata ai vostri messaggi e soprattutto parlavamo di scherzi, del destino. In questo caso, visto la tua canzone, Francesco dalla Spezia, se non mi sbaglio. Ciao Fra, come stai? Se non mi fai complimenti? Ciao ragazzi. Allora, se non fai complimenti ad Alan, se la prende a male, Francesco. Siete stati bravissimi. Grazie. Fra. No, non leggere i messaggi, no. Annalisa, è stato clamoroso. Lo so. Cioè, Annalisa, prego, leggi i messaggi. No, ho letto un messaggio bellissimo che non posso far finta di non vedere. Dai, leggi. Prego. Alan, lascia perdere il karaoke e vai a Gardaland. Che già qua era bello, sì. Ma va avanti ancora a meglio. Perché dice, però. Sotto un metro di statura entri gratis. Grande. Salutiamo l'amico che da domenica non ci sarà più. Ciao, già. Francesco, cerca di dare una versione edulcorata del tuo racconto, se puoi, di ciò che hai fatto. Allora, praticamente all'epoca me e i miei amici piaceva andare abbastanza veloce in macchina e quindi eravamo spericolati. Una sera abbiamo portato la mia ragazza attuale con un mio amico su per una strada sperduta. Lei mi fa: ma dove andate? Guarda, è successa una cosa, ti dobbiamo dire una cosa. Cosa è successo? Niente, praticamente ieri sera mentre facevamo gli scemi abbiamo investito una signora e l'abbiamo caricata nel sacco, no. La siamo portata dietro e ma no, andarla a seppellire. È la Madonna, che scherzo, ma cattivissimo. Ragazzi, era tipo scherzando. So cosa hai fatto l'estate scorsa, vero? Avete preso da lì lo scherzo? No, all'epoca no. Che bastardo. Il bello che eravamo attrezzati bene perché avevamo un bel sacco nero pieno di era spazzatura, okay. Però sembrava davvero bello gonfio e le pale oltretutto se avevamo in macchina di questo mio amico. Quindi poi lei? No ragazzi, io non è vero, guarda, non stiamo scherzando. Siete stati bravissimi perché siamo stati veramente bravi. Dovevate affossare il sacco, poi dirgli adesso tocca a te, però. Sì. No, abbiamo fatto una cosa del genere. Ti ora possiamo... ti dare una mano anche te. No. Portate via questa cosa. Facciamo finta che il sacco pesava, poi quando alla fine lei piangeva di rotto, poverato, perché all'epoca aveva anche 17 anni, mi sembra, era anche minorenne. Mamma mia, no, ragazzi, allora omicidio più minorenne più tu la roba da ergastolo. Però scusami. Beh, è stato fighissimo perché poi abbiamo fatto vedere il sacco e ha scoperto che non c'era niente, però me l'ha fatta pagare poi per qualche mese. Ha fatto bene. Guarda, io me la voglio tirare 5 secondi. Sì, tu puoi. No, in generale chi fa parte dell'ambiente dello spettacolo ha sempre la scusa, guarda, sei su scherzi a parte, perché non sei mai, cioè nel senso qualsiasi cosa tu fai, dici vabbè dai, guarda lassù, la vedi la telecamera, sì, sei su scherzi a parte, esci sempre indenne da questa roba qua, no? Per dire bastardo pezzo di me. Ma Francesco, quando tu a un certo punto hai detto ok, è uno scherzo, lei non ti ha più rivolto la parola, no? No, lei continuava a piangere, non si dava pace. niente. Non si dava pace. Poi alla fine ha capito che stavamo scherzando, ma ha cominciato a picchiare, ovviamente. Ma è la tua fidanzata adesso? No, ora no. Pensa no, che bello se ritorna adesso non dice non è più la tua fidanzata. Questo figlio è tuo. Esatto. Ti fanno scuola lo scherzo ancora più bello. Va bene. Beh, ciao. Ovviamente questo è il motivo per cui non è più la tua fidanzata, sì. Lo sai, vero? No, non credo. Vabbè, non ha seppellito l'ascia. Siamo rimasti in ottimi rapporti, ogni tanto ce lo raccontiamo questa storia. Ecco, sì. Con i nostri amici. Non vorrei leggere nelle prime pagine della cronaca di La Spezia notizie. Vabbè. Ciao Francesco, grazie. Ciao ragazzi, buona giornata. Ciao, saluto grazie a te. Questa è una canzone che stiamo sentendo spesso e ci piace perché è dedicata a tutti quelli che amano un Alan Caligiuri.
uno psycho. Io non sono così tanto Maroon 5 qui a Radio 105 Cold, quando siamo per affrontare l'ultima telefonata e insomma gli ultimi racconti, dicevo, sul weekend, sì, sul pesce d'aprile, dicevo, potremo anche parlare un po' dei nostri scherzi che abbiamo fatto, anche perché ci sono un po' di messaggi che sono arrivati. Perché questa roba mi sembra sempre di un'altra radio? Perché non va bene che tu la dica, perché la dicono già in due e lo so che poi ti entra dentro. Lo so. Vuoi però che la cantiamola una volta? La facciamo. Uno, due, tre. Un po' di messaggi che sono arrivati. Ok, però ti dico la verità, è italiano, ragazzi, è nelle cose. Se uno... Vabbè, mica se la prenderanno. Ma no, dovrei trovare dei sinonimi. Io non lavoro più là, così non se la prende sicuro. Beh, lo so, però noi siamo per il sense of humor. Ciao, allora, salutiamo Linus e Nicola. Ciao, 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 ciao. Allora, detto questo, abbiamo un po' di messaggini, dicevo, che chiedono ad Annalisa di raccontarci il suo di scherzo, quello ben riuscito, ma anche mal riuscito. Uno scherzo che ho fatto io o che mi hanno fatto? Perché no, ce ne sono vari, eh. Togli quello della scalinata di Sanremo quando hai appiccicato il pesce d'aprile al conduttore. Esatto, a febbraio poi. Esatto. No, questo no. No, allora, beh, uno scherzo molto bello che mi hanno fatto. Ecco. Me l'ha fatto un mio amico. Allora, io l'avevo invitato a un mio concerto, lui è venuto e poi il giorno dopo mi ha detto: no, a me il concerto è piaciuto un sacco, però ho letto un po' di recensioni in giro, cioè una merda totale. Io faccio: no, ma che recensioni hai visto? No, che articoli sono usciti? No, tipo questo. E me l'ha fatto vedere uno e c'era una recensione di merda, ma era tipo fatto benissimo, ma c'è, cioè, tipo che ne lui. So una, che cavolo ne so, Rockall, no, una roba, okay. Fatto lui l'articolo con foto mia, il nome mio, fatto benissimo, in cui diceva all'inizio alla fine una lagna, una merda, questa ragazza si deve trovare un'altra cosa da fare, cioè bla 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 bla. Poi quando ha visto che io stavo per mettermi a piangere e abbandonare per sempre il mondo della musica, mi ha detto: ma no, era uno scherzo, era uno scherzo, te tu l'ho fatto io. Beh, però questo non è male, ti dico la verità, perché c'è uno studio anche profondo, no, l'impaginazione grafica, sì, tutta quella roba. Ma era fatto da Dio. Sembra un po' lo scherzo perfetto che ha fatto Alan, cioè veramente. Guardate, ve ne racconto uno che ho fatto pochissimo tempo fa. Ma anche l'accordo, se vuoi. No, ve ne racconto uno che ho fatto pochissimo tempo fa. Praticamente io mi sono immedesimato nello zingaro più famoso d'Italia e ho chiamato un vecchio che consegna. Non si dice vecchio. Un anziano. No. Non si dice anziano. Uno, si dice un Giovanni. Un Giovanni. Un Giovanni. Un autore di 105 takeaway che consegnava i pacchi e gli ho detto che in quel pacco c'era della droga. Alla fine l'ho accompagnato anch'io, l'ho fatto andare in un posto abbandonato dove c'erano altri zingari. Sì. C'è stata una sparatoria. Comunque vedrete tutto il 7 aprile, mi ma sembra. Come c'è stata una sparatoria? Sì, vabbè, non ti posso raccontare tutto poi. Vabbè, su Italia sembra... 1 però lo vedrete. Ho capito, ma uno gli parte veramente un infartino. Infatti lui, a un certo punto, io ve lo giuro, io non me l'aspettavo. Avevo nell'auricolare Balestri che mi diceva più o meno quando accelerare, fermarmi sulle parole. Io ho visto lui, il signor anziano, che stava camminando verso la macchina. A un certo punto ho visto proprio il mancamento, ha messo giù un piede e ho detto: no, è morto, è morto. Io già pensavo: mica adesso scrivo un nome, ha ucciso una persona con uno scherzo. Una roba brutta. Vabbè, io invece volevo raccontare 5 secondi uno scherzo che faceva mio padre nella sua goliardia, ok, che era quello al tecnico del suono. Ok, oh, bello. Durante il sound check ogni volta faceva finta che qualcosa non andasse di suonare. Ok, no, allora tipo provava la chitarra, l'attaccava, andava tutto alla perfezione, lui incominciava a indicare l'orecchio dicendo: oh, guarda, non mi arriva niente, e il tecnico del suono impazziva perché diceva: ma come cazzo va tutto? Poi una volta sistemato quello: no, ma adesso va. Allora la voce faceva finta di emettere il suono della voce per parlare, diceva, e non funzionava veramente l'audio. Ma poveraccio. E questi tecnico. Poveri disgraziati arrivavano poi sudati alla fine il soundcheck e diceva: cazzo, scusa Dodi, oggi non andava niente. No, ma dai, funzionava tutto, tranquillo. Beh, comunque sappiamo che un tecnico del suono dei Pooh prende 100.000 euro al giorno. Beh, minimo. Tasse minimo. Pagate. Va bene, noi ovviamente andiamo avanti con la musica, aspettiamo anche i vostri messaggi. Arriva la canzone preferita da Alan quando fa l'amore. I love you, Justin Bieber. Io sono un biberino. Bravo. Ma che bravo. Non so se l'accordo era quello, però. Sì. Anche la voce era uguale. Ok, Tonight. Ok, bravo. Erano chi?
Ciao, sono ciao, il One Republic che riaprono questa seconda ora di Take Away. Sono le 13:07 minuti in questo momento con Annalisa, Alan, il sottoscritto, Giovanni, Gilla, Lauretta, il maestrello Lotti. Vi devo dire che sono arrivati un bel po' di messaggi su quello che i nostri ascoltatori faranno nel corso del weekend. Tipo? Ma allora, ti dico, in realtà ci sono persone che prendono e sdoganano il primo grande forse evento del bel tempo, qualora fosse il grigliatone. Grigliatone, ragazzi. Il grigliatone. Che poi la cosa della grigliata, che è molto bella, no? Ma perché tu sei un tamarro? Aspetta, guardalo. A me piacciono queste cose. È sentire gli odori dei vicini quando lo fanno gli altri, no? Che ti viene una fame, che ti viene voglia. Che nervoso, dici adesso vai a casa e grigli tutto, qualsiasi cosa. So che io sono sempre su questa roba qua dei Pooh, però quando Alan fa la griglia sembra un concerto dei Pooh, c'è talmente tanto fumo che veramente ci mancano solo le luci colorate. Vabbè, comunque sia, tu fai parte di quella categoria lì. Gilla. Esatto. Sappiate che ne abbiamo parlato più e più volte. Quello che fa la griglia di solito è spesso ubriaco, da solo, mangia in piedi. Mangia in piedi. È vero. Pezzi di salsiccia che la gente avanzati, gli butta così, esatto, come per dire, e lui tutto ubriaco guarda gli altri e dice: "Sudato, merda". È buona. Sono cotte. È cotta, buona. Hai visto come rimane solo l'osso? E le uniche persone che lo avvicinano sono le 4-5 ragazze che magari non mangiano carne perché sono vegane. Mi metti la verdurina lì, mettimi le zucchine sulla griglia che me le faccio, dai. E lui col disgusto di quello ubriaco. Io le zucchine non te le faccio. Cioè, se vuoi una fetta di carne di 2 metri, bene, ma le zucchine te le fai da solo. Ecco, questa è la gran parte della gente che ci ascolta e ci fa piacere. È stato bello, però Formentera l'abbiamo fatto e la ragazza era Max Brigante che veniva a dire: "Me lo fai il formaggino, dai. Oh, Max, mettila per favore, dai. Dai, metti il formaggino sulla piastra, io non mangio, guardo". Ma comunque ognuno nella griglia in generale ha il proprio ruolo, c'è quello che porta, io faccio quello di solito che o porto la carne o il vino, non faccio niente, però io, ragazzi, io ci ho messo il grano. Giusto. Anch'io facevo così, però ti perdi un gran divertimento. Sì, invece poi c'è Jill che per esempio è ragazzi, comunque il trucco è portarsi avanti prima che arrivino gli ospiti. Accendi il fuoco prima. Accendi, addirittura metti sulle costine prima, poi le avvolgi nella carta stagnola e le metti di lato con un tipo di cottura indiretta. Perché ragazzi, io sono cintura nera. No, Gila l'ha testato, mica fatto, ho fatto il corso, il Green Master. Sai che ho conosciuto, no? Sì. Non so chi, l'italiano che era campione mondiale di griglia. Ma dai. Che però è griglia normale, grigliava con delle griglie apposta, no? Allora l'ho visto e gli ho fatto: "Ma vuoi fare la gara con me a barbecue?" Vabbè, io spacco. Io sapete che devo essere sempre un po' super partes, anche se io non sono vegano, ma esistono un sacco di persone che in questo momento sono rabbrividite al suono anche della parola griglia. Sì. Ovviamente si sa che non stiamo parlando. Si possono grigliare anche altre cose. Esatto. Io anche non mangio carne. È vero. Però è vero. Insomma, mangi carne. Però mangio le verdure grigliate, le patate grigliate, quelle messe dentro la stagnola, no? Belle, che quelle si tanta, aprono. Quelle tantissima roba. Ma ci metti la maionese griglia anche dentro? No, la maionese no, però panna tipo acida. Sì, un po' quelle robe lì. Senti come già inizio a star male, ragazzi. Baba. Esatto, è un'ora. Le nutrie le mangi, le nutrie? No, questa roba delle nutrie. Devi smettere. Ne abbiamo parlato tutto ieri. No, stiamo ovviamente scherzando. Ringraziamo anche quelli che stanno mandando messaggi, si ritrovano nei vari discorsi che abbiamo fatto. Vegani che giustamente ci segnalano questa cosa, l'ho appena detto. Quelli che invece dicono: "No, ma il trucco ve lo do io". Tutti re della griglia, con o senza carne in generale. Detto questo, io, amici, voglio prendermi un istante, perché anche noi come Radio 105, lo sapete, siamo da anni vicino al mondo animale. Vabbè, e tantissimo. Ho scelto proprio questo momento per dire questa cosa, perché lo so, sembrerà strano, ma ci sono 10 cagnolini di taglia media che cercano casa, amici, perché sono veramente belli, meravigliosi, dolcissimi. Per maggiori informazioni, lo so che è una cosa distratta, che in questo momento magari avete i cavoli vostri, però
qualora però se volete dare qualcuno, dell'amore a qualcuno, ecco, allora per maggiori informazioni, per andare a vederli anche proprio sì, tecnicamente, ci sono le pagine social in okay, questo momento, che possono essere utilizzate. Noi vi segnaliamo questa pagina Facebook degli amici di Magù, che è scritto M-A-G-O-O, ok, doppia O di Magù, che troveranno, insomma, spero il prima possibile una bella casa questi 10 cagnolini. Vi faranno vedere anche le foto, comunque si vedranno sui social. Ti dico una roba, sai cosa facciamo? La condividiamo anche sulla nostra pagina di 105 Takeaway, così vediamo tutto quello che c'è da vedere. Abbiamo parlato di tutto e di niente, come però, sempre. Cioè, tu e Nadia, bel cucciolo a casa, cioè sì, adesso vorrei dire, potrebbe essere, guarda che belli, Dani, potrebbe essere, prendi un gesto, zucchero, guarda che bello, potrebbe essere un gesto, da fare, vabbè, comunque sono questi bellissimi, e guarda che Max Brigante non conta come cucciolo a casa, okay? No, vabbè, però insomma, se vi va, gli amici di Magù, M-A-G-O-O, ci sono, insomma, delle bellissime foto di 10 cagnolini che vi aspettano qualora, insomma, foste disponibili per dargli una casa, cosa che è molto bella. Noi facciamo una pausa musicale e poi torniamo con la musica live di Annalisa, sì, che oggi ci porta un'altra performance. Allora, io ribadisco, voi non la volete fare questa cosa, secondo me o mercoledì o venerdì metteremo in atto il karaoke con Annalisa in piazza Via Turati, ok? Ok, esatto. Io scendo con lei e prendo tutti i suoi pezzi. Si chiama Tangle Up questa canzone di Caro Emerald qui a Radio 105 in Take Away. Amici, grazie per i vostri messaggi di supporto su quello che ho detto prima in relazione ai 10 cuccioli da salvare e soprattutto anche per quanto riguarda la griglia in generale, sia vegana che non. Vedo che molti sono pronti a scendere in campo questo weekend, sperando che il clima ve lo permetta. Perché gli occhiali da sole, Alan? Così mi sento un po'... No, stavo dicendo una cosa che non devo dire, niente. Ok, va bene. Io ho capito il tuo riferimento musicale in un istante e soprattutto... Hai capito? Sì, immaginavo questa cosa. Però poi ci sono... Sei un cretino. Veramente. Certo che tu mi capisci subito, io non posso nasconderti niente. Certo, il problema è questo, cioè nel senso io non dovrei capire perché... Vabbè, vorrei, facciamo, andiamo avanti. Una cosa preoccupante, sì, ho sì, capito anch'io. Perché tu comunque, Annalisa, sto assorbendo. Fingi di essere perfettina, esatto, bravina, ma ormai stai diventando come noi. L'abbiamo già detto, cioè il prossimo disco di Annalisa, ragazzi, ci saranno delle sorprese. Cioè, Ascella che piange, no, che piange. Ascella che vola. Ascella che vola. Ascella che vola, sicuramente. Vola, con tanta ascella vola. Vabbè, queste cose simpatiche, ma fortunatamente esiste qualcosa che resetta tutto, ok? E riporta alla luce la musica di Annalisa e la voce di Annalisa, con un piccolo complimento anche a te per una volta, sì, maestrello. Bravo, maestrello. Grazie. Maestrello, perché bravo. Allora devi sapere, Annalisa, che i tuoi fan piccolissimo, esatto, perché i tuoi fan, Annalisa, giustamente ti idolatrano. Si dice sì, così? Sì, giusto. Mamma, giusto, che termini giusto oggi, no? E giustamente, perché sei brava, bella, intelligente e sagace. Buona. Cioè, buona. Buona. Scusa, Laurea. C'è un po' la perfezione, però, diciamo. C'è un po' la perfezione. La perfezione. La perfezione. Però giustamente certo, anche il povero maestrello Lotti dice, ma cazzo, ma a me non mi calcola nessuno. Ma non è che non ti calcolano, è che sono troppo presi dal guardare Annalisa. Però esisti anche c'è, tu. Cioè, no, c'è stato uno che ha scritto, comunque bravo anche coso. Bravo, allora, anche cosa. Grazie. Bravo anche cosa. Allora adesso facciamo, diciamolo. Diciamolo. Oggi coso? È la giornata dei complimenti. No, no, vabbè, a Lotti. A Lotti. Grazie. I complimentotti. Bisogna fare i complimentotti. Grazie, Anna, poi ti allungo un 50. Comunque, però secondo me è il regalo più bello che potresti fargli. Dimmi, Stevie. Cioè. Qual è? Perché sei una merda, però. No, portarlo al tuo concerto e farlo suonare la chitarra, ma in un angolo da solo. Sì, cioè, sì, comunque sul palco. Secondo me già è un passo avanti. Perché faccio un figurante sul palco? Così. Va bene, dai, grazie. Siamo seri per un istante. Sì. Andiamo a toccare una canzone che a me piace particolarmente, di un gruppo che ha cambiato cantante nel suo percorso artistico. Sì. Mi piaceva forse molto di più la prima cantante che quella attuale, non me ne voglia, però stiamo parlando degli Hooverphonic. Che sono? You were funny, you know. Non è una canzone. Va bene, la canzone ve la facciamo sentire live qui a Radio 105. Non vedo l'ora. Guarda. Olè. Ecco. Feel the vibe, feel the terror, feel the pain, it's driving me insane.
I can't fake, for God's sake, why am I driving in the wrong lane? Trouble is my middle name, but in the end I'm not too bad. Can someone tell me if it's wrong to be so mad about you? Mad about you. Mad. Trouble is your middle name, but in the end you're not too bad. Can someone tell me if it's wrong to be so mad about you? Mad about you. Come Splash. Fa? Mi spieghi come fa? Io non la sopporto. Ma mi spieghi come così. Mi dà un nervoso fastidio, proprio. Guarda. Cioè, sembra un disco. Io ho un'invidia troppo. Mamma mia, no, immagino, è troppo brava. Cioè, sembra finta, troppo guarda, che non ha cantato live. Guarda, veramente, le conficcherei le penne nella schiena. No, ma fallo. Ma ragazzi, quella roba. No, ma anche quando. Sai cosa? Quando fai. Io faccio del mio meglio, voi mi ripagate così. No, ma sai qual è la cosa più schifosa? È che quando fai i giochetti con la voce, ti escono per. Perfetti! No, la sai qual è la cosa? Io ti guardavo, volevo fare Mad About You indicandoti e tu non capivo dove guardavi questi occhiali da sole, maledetto. Lo sai che qual è la cosa più schifosa? Che lei arriva qua la mattina, sì, e canta già così. Sì, ma quello, sì. Cioè, lei, voi pensate, ah no, vanno studiato ore. Arriva, ti guarda come vi dice, cosa facciamo? Sì, no, va sì, bene quello. Questa. Ma porca però non c'ho il testo, ti dice, non c'ho il testo. Ah,